Allora, a differenza della presbiacusia, che è la diminuzione graduale dell'udito in età anziana, la sordità è una condizione fisiologica che può essere acquisita o congenita. Innanzitutto è importante fare una distinzione tra la sordità e l'ipoacusia. Questa distinzione è possibile misurando i decibel del suono che si riesce a percepire. Infatti si tratta di ipoacusia quando si è in grado di percepire suoni tra i 20 e i 90 decibel. Se invece si è in grado di percepire solo i suoni oltre i 90 decibel si parla di sordità. E la sordità, come abbiamo detto, potrebbe essere acquisita o congenita. Allora, per quanto riguarda la sordità acquisita, questa potrebbe appunto avvenire in ogni momento della vita, anzi potrebbe avere anche cioè l'acquisizione appunto della sordità anche delle conseguenze drammatiche. Potrebbe appunto avvenire tramite incidenti o malattie, anche le malattie di cui abbiamo parlato prima, se non vengono curate bene. Per quanto riguarda invece la sordità congenita, chiedo scusa, per quanto riguarda la sordità congenita, questa può essere un risultato di una malattia che ha avuto la madre durante la gravidanza, come ad esempio la meningite, la toxoplasmosi, la rosolia, e quindi è importante comunque durante la gravidanza fare gli opportuni controlli. La sordità congenita ha un'ulteriore distinzione perché potrebbe anche avvenire entro i 18 mesi di vita. Se appunto avviene prima dell'acquisizione del linguaggio, si parla di sordità prelinguale, mentre se avviene dopo l'acquisizione del linguaggio, quindi dopo appunto i 18 mesi in media di vita, si parla di sordità post-linguale. Il sordomutismo, ad esempio, può essere classificato come un tipo di sordità prelinguale. La sordità non è sempre curabile. Molti pensano che appunto con un semplice apparecchio acustico o un intervento tramite l'impianto cocleare potrebbe risolvere il problema della sordità, ma non è così. Questo dipende molto dall'origine della sordità, soprattutto se il danno interessa i nervi uditivi, non c'è nulla da fare. Però appunto impianti cocleari oppure apparecchi acustici possono sopperire a questo handicap che viene considerato e lo è un handicap invisibile.